School of Sun Rock presenta Debut, un percorso nei dischi di debutto di band e artisti che hanno fatto e faranno la storia della musica. Debut, nuova stagione, prima stagione, seconda stagione, difficile da dire. Siamo qua, io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock, insieme a me ci saranno anche Uge e Paul, che conoscete già se avete sentito il nostro podcast di United States of Music, e siamo abbastanza indecisi su come trattare questa stagione di Debut. In realtà Debut è un programma che è nato su quella che era, che è stata sostanzialmente la nostra web radio di School of Sun Rock, deceduta in realtà alla fine di novembre del 2020. E quindi eccoci qua, finalmente riapriamo, e riapriamo in formato solo podcast. Podcast che cercherà di mettere in luce un po' di dischi di debutto. Allora, prima di tutto vado a presentarvi i ragazzi che insieme a me faranno questa cosa, e poi decideremo insieme se chiamarla stagione 2, stagione 1.5, stagione 1 reloaded, boh, lo decidiamo insieme. Intanto vado a presentarvi insieme a me, in questo caso vicino a me, anche se non lo vedete, ma nello schermo noi stiamo registrando telematicamente, dato che ci sono ancora un po' di problemi di restrizione mentre stiamo registrando. Comunque di fianco a me c'è Uge. Ciao Uge, benvenuto a Debut. Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Paul, e benvenuti a questa nuova stagione, in qualsiasi modo vogliamo chiamarla, di Debut. Insomma, è stato il nostro primo programma assieme, che comunque si è riconfermato. Ora magari il nome ufficiale, come anticipato Stefano, non lo sappiamo, per me tranquillamente la seconda stagione di Debut. Diciamo che andiamo dietro, come già detto anche questo, alle ancora restrizioni, registriamo in maniera totalmente elettronica, diciamo digitale, non siamo nella stessa stanza purtroppo, però porteremo avanti il programma al meglio delle nostre possibilità come sempre. Ovviamente prima di sentire il saluto anche dell'ultimo membro della nostra allegra banda, sono qua con le migliori intenzioni, anche con le aspettative alte per questa nuova stagione, ovviamente perché so anche la carne al fuoco che c'è e ci sarà, e gli artisti di cui tratteremo. Quindi c'è sicuramente molto interesse anche a sentire barra risentire diversi dischi. Beh, certamente partiamo con dei dischi super classici, e sicuramente abbiamo già tanta carne al fuoco nelle prime 3 settimane, ma prima di parlare della carne al fuoco che abbiamo, giustamente, salutiamo anche Paul. Paul, benvenuto in questa nuova stagione di Debut. Ciao Stefano, ciao Uge, ciao ovviamente ai nostri amici ascoltatori. Come definire questa stagione? Per me ovviamente sarà la seconda stagione, perché comunque è stata una bella esperienza quella dell'anno scorso sulla radio, però è comunque il debutto di Debut sul podcast, quindi per chi non ha avuto la fortuna, ci tengo a precisare, la fortuna di ascoltarci in radio, potrebbe essere una buona occasione per iniziare adesso. Ovviamente vi perderete alcune perle dello scorso anno, però cercheremo di fare il nostro meglio anche per il 2021. Comunque il 2020 è stato anche un anno un po' particolare, che il Covid si è portato via pure la web radio, tra le altre. Assolutamente, assolutamente, porca miseria, è vero, non ci stavo pensando. E quindi inizieremo, come già anticipato, questo mese con dei nomi di un certo livello. Assolutamente sì, spieghiamo un attimo due cose. La volta scorsa ovviamente in una web radio avevamo la possibilità di far sentire anche delle canzoni durante la trasmissione, quindi un po' parlavamo, un po' si ascoltava la musica. Adesso invece faremo una cosa diversa. Avevamo delle sottorubriche all'interno del programma Debut che non avremo, ma che in qualche modo sono certo ritorneranno un pochino in auge. Quindi in qualche modo, insomma, anche senza definire questo momento un momento particolare, però avremo sicuramente tante considerazioni che ci portiamo dietro anche dall'esperienza appunto della prima stagione. Però Paul, spieghiamo un attimino che formula abbiamo scelto, perché giustamente io ho dato un input, tu ne hai dato un altro, ma spieghiamo proprio per chi ci ascolta per la prima volta. Noi abbiamo fatto una divisione in minicicli. Allora, raccontaci un attimino che cosa sarà questo miniciclo e sostanzialmente come divideremo un pochino i nostri ascolti. Diciamo che questa è una delle cose che ci portiamo dietro dalla precedente esperienza di Debut, quindi quella di andare a suddividere le varie, diciamo,
andrà a fare dei blocchi di puntate per ogni mese in cui andrà avanti la programmazione stagionale di debut. Quindi nel mese di gennaio parleremo di un determinato ciclo, quindi in questo caso tre album per il mese di gennaio legati da un nome che adesso andremo anche ad esplicare, perché comunque è il primo appuntamento. Poi a febbraio e man mano avanti nei mesi successivi ci sarà un nome che legherà i vari album di quel mese. Abbiamo cercato di in qualche maniera andare a affrontare che potranno essere generi musicali, aree geografiche o comunque artisti che in qualche maniera si possono collegare fra di loro o che abbiamo cercato in qualche modo di collegare fra di loro. Questo, diciamo, è una delle cose che già abbiamo fatto l'anno scorso e che secondo noi funzionava e ci siamo portati dietro anche quest'anno. E ovviamente se l'anno scorso ci siamo, insomma, autodefiniti con alcune cose che ci appartenevano e quindi abbiamo potuto raccontare anche molte cose di noi, mi viene in mente per esempio il ciclo dedicato alla zona di Seattle, quest'anno invece, insomma, andremo anche a forse un po' di più rispetto all'anno scorso a esplorare territori che non abbiamo ancora esplorato. Il primo territorio che andiamo a esplorare però è un'altra di quelle cose che ci portiamo dietro dall'anno scorso, e cioè gli immortali. Abbiamo scelto di fare come apertura sempre dei dischi che abbiano una valenza di una certa... abbiano un'aura di immortalità, non tanto per il disco in sé, ma per l'artista barra band che questo disco rappresenta. Perché il debutto di un artista che poi ha una carriera stellare indimenticabile è sempre un debutto molto importante. Uggia, vogliamo un attimino fare il punto della situazione e dire quale sarà quindi a questo punto, anche se i più sgamati probabilmente lo avranno capito leggendo il titolo della puntata, ma di chi andiamo a parlare e per quale motivo? Io prima di tutto però vorrei dire agli ascoltatori di non avere remora ad ascoltare Debut su Spotify, perché andando a lavorare con i minicicli non avete neanche bisogno di chiedere il bonus monopattino e quindi come sempre potete ascoltarci senza problemi, quindi non vi fate problemi. Per questo ciclo che ci appunto portiamo dietro anche dalla scorsa stagione, incominceremo con un nome che è un po', penso, tornato. In realtà non è mai andato via dalla bocca di tutti, però negli ultimi anni è tornato ancora di più perché c'è stato un film dedicato, diciamo il nome ancora di più è tornato in voga. Ma andiamo a parlare di un album di debutto e magari questo è l'album che anche i fan della band, perché di una band che parleremo, non conoscono così bene. Diciamo che non è il primo disco che probabilmente si ascolta di questa band, a meno che si vada in ordine cronologico ovviamente. Di chi parliamo? Parliamo dei Queen. Ok? E parleremo del primo disco che, come nella migliore tradizione musicale di quell'epoca, si chiamava semplicemente Queen, e oppure chiamato anche per gli amici Queen 1, diciamo che soprattutto per le band rock, l'ho vista un po' per esperienza con le band, si tendeva a scegliere, a prendere il primo disco e poi magari fare il secondo, il terzo, e vi do, mi piace dare dei piccoli spoiler, anche un altro disco che sarà in questo miniciclo potrebbe centrare con questo discorso della numerazione in qualche modo, ok? E parleremo appunto di Queen, che è l'album quello della famosa copertina violacea, ok? Quindi se, magari ad occhio, ecco, è un album che anche chi non l'ha sentito può averlo visto, diciamo, è abbastanza, la trovo già abbastanza iconica la copertina. Ma secondo me il disco in sé non è tra i più conosciuti della discografia, ok? Devi dire, mi ascolto la discografia e parto da quello. Io l'ho fatto uno o due anni fa, l'anno scorso, e quindi sono partito dal disco. Però se qualcuno si avvicina ai Queen, magari non è il disco che ti consigli per avvicinarsi, poi se lo va a riprendere. Però è importante ovviamente a livello storico, perché è il primo lavoro di una band che secondo me ha cambiato in qualche modo la storia della musica e ancora ad oggi ha un eco clamorosa. Quindi quale disco migliore se non il primo per vedere da dove è partito il loro sound, anche per capire, facevano tutt'altro? L'hanno abbandonato nel corso degli anni?
ci sono degli spunti, si ispiravano ad altre band, avevano già una loro originalità, c'erano tutti i componenti principali, sono tutte un po' delle cose che a livello di debut si possono andare ad analizzare e secondo me, lo dico già ora, è un ascolto interessante, anche per chi non l'ha mai fatto, è un ascolto interessante. Sono d'accordo su tutto, anche su tutte le domande che hai sollevato in realtà, che credo troveranno comunque la maggior parte di queste domande troverà risposta anche nei nostri ragionamenti. Ma Stefano, solo una cosa perché il mio momento stupidità poi finisce, ma abbiamo già detto il nome del ciclo? Immortali, sì, credo di averlo detto, gli immortali. Immortali, che in inglese è Immortals, purtroppo non abbiamo gli Immortal come band, era solo per dire quello. Con tutto il bene che vogliamo agli Immortal, non ci sentiamo di metterlo a livello dei nomi che abbiamo scelto per i nostri Immortal. Assolutamente, sarebbe il classico esempio di Matrioska in cui apre la cosa grossa, cioè il miniciclo, esatto. E dentro, anziché esserci l'altra elemento della Matrioska, c'è una pera marcia, perché comunque adesso mi sto immaginando i componenti degli Immortal sul miniciclo, quindi ho questa immagine che mi accompagnerà per le prossime ore di puntata assieme alla mia stupidità ricorrente. Penso proprio di sì, e meno male che hai concluso, ti avrei tolto la parola. Ma detto questo, ripartiamo. Paul, volevo subito coinvolgerti, perché se dobbiamo dare una risposta a un po' di queste domande, chiaramente la prima domanda che ti faccio è: ma i componenti del primo disco in realtà sono identici ai componenti non solo dell'ultimo disco, diciamo ufficiale, potremmo definire innuendo, ma anche addirittura del disco postumo, sempre con Freddie Mercury, del 95, Made in Heaven. Quindi, nonostante ci siano stati anche degli intervalli poi nei quali ognuno dei componenti tranne John Deacon hanno lavorato a propri dischi solisti, in realtà i Queen, almeno per il loro periodo fino alla morte di Freddie Mercury, hanno sempre lavorato come Queen insieme senza defezioni. Plus point oppure no? Considerando i dischi che hanno sfornato, secondo me sì, perché comunque magari verrà da fuori più avanti nel discorso sul disco nello specifico, però nel corso della loro carriera il fatto di essere comunque da un certo punto di vista una famiglia, in come funzionavano insieme i quattro componenti, sicuramente nel corso degli anni l'amalgama tra di loro è cresciuto, e questo secondo me si nota molto nei dischi più avanti, in cui funzionano secondo me in maniera perfetta, in qualche album magari meno, in qualcun altro di più, però sicuramente il fatto di aver lavorato per tanto tempo insieme, di aver scritto, questa è una cosa che durerà per un po' di album. Comunque ognuno dava un proprio contributo alla scrittura dei pezzi, ai testi, eccetera. Inizialmente poi ogni pezzo era accreditato a chi effettivamente aveva scritto, poi negli ultimi anni erano semplicemente accreditati come a tutti e quattro i componenti, però nonostante questo funzionavano molto bene insieme. Quindi secondo me il fatto di aver mantenuto questa formazione dall'inizio alla fine sicuramente gli ha dato un vantaggio nel crescere come band. Poi nel senso, ci sono tanti esempi di band che a un certo punto hanno cambiato anche in meglio, però in questo caso evidentemente il meglio era già quello che era all'inizio ed era difficilmente migliorabile, quindi tanto meglio che siano andati avanti così. Tra l'altro questa cosa delle mark, no? Delle versioni delle formazioni, immagino ad esempio una band come Deep Purple, che ha avuto appunto, come poteva essere di quelle citate da Paul, un sacco di cambiamenti, invece i Queen sono rimasti sostanzialmente con la loro Mark 1 dall'inizio dei tempi fino alla morte di Freddie Mercury, e ovviamente come sempre diceva Paul, questo ovviamente è un plus point, perché hai le stesse persone che vanno avanti con un rapporto e lo portano fino a quei punti lì, cioè immagino che anche l'alchimia della band, cioè, non escono certe cose se non ci sono i presupposti. Ovviamente questo ha probabilmente portato anche a dei diverbi, come ci sono sempre, però è un po'
anche nel rock è un caso, non è, è un caso abbastanza particolare dove la formazione arriva in fondo. Anche nomi ancora più nominati dei Queen e blasonati hanno avuto dei cambi, stando anche nel rock, nel metal, molti purtroppo dovuti anche alle, non so, alla scomparsa dei componenti. Però appunto i Deep Purple invece sono uno di quegli esempi dove ci sono, hanno avuto sempre dei componenti ottimi, ma sono cambiati. O anche i Black Sabbath, per rimanere parlando di Immortal, hanno cambiato più volte ad esempio i cantanti, eppure non li hanno avuto mai schifosi. Oppure, e poi mi fermo qua, lo stesso Ozzy Osbourne, che da solista alzava il ditino e aveva sempre tra i chitarristi più sfolgoranti che si potesse trovare in giro. Cioè, ovviamente come comunità dà molto, cioè nel senso avere la stessa formazione per anni è bello. Poi questa cosa anche sempre citata da Paul, del fatto che poi avessero il, i diritti, diciamo le, i nomi sulle, sulle note Queen e non più il singolo, la singola persona, come a livello di scrittura, cioè la musica è dei Queen, testi e parole dei Queen. È molto bello anche quello, è bello prendersi, lo sappiamo nella vita, anche le cose personali, però a livello di band probabilmente gli ha dato ancora più quell'importanza. Quando dici Queen sai che intendi tutti, cioè banalmente non dici solo Freddie Mercury, cioè, fattiamolo subito, non, non è che dici Queen, dici solo Freddie Mercury, anche se ovviamente ci sono cose lampanti, essendo, parlando di frontman, chi meglio di Freddie Mercury se non citare il frontman rock per eccellenza e la voce del rock, tra, se non tra le migliori, quelle più ricordabili, cioè, nel senso. Però è bello anche dire Queen, sono queste quattro persone. Poi ovviamente il discorso della formazione, che non è mai cambiata, ovviamente nel primo disco lascio un po' il tempo che trovo, perché ovviamente essendo il primo disco è anche difficile dire se fosse un plus o meno, anche perché effettivamente i pezzi su questo album di debutto, alcuni erano già stati scritti in precedenza, poi ovviamente rimaneggiati, riscritti, eccetera eccetera, e tra l'altro in questo disco c'è anche un pezzo che, se non ricordo male, è Doing Alright, in cui è accreditato uno dei membri, cioè non è accreditato, o meglio è accreditato tra gli scrittori del pezzo uno, una persona che non era tra i componenti dei Queen, ovvero Tim Staffel, che era il cantante bassista degli Smile, che poi diventarono i Queen. E mi pare di aver letto che è una delle uniche tre canzoni nella carriera dei Queen in cui c'è una persona esterna ai Queen accreditata. Una di queste, tra l'altro, è David Bowie, quindi è in una piccola cerchia, Tim Staffel può vantarsene. Io la stavo già canticchiando Doing Alright, comunque. Sì, perché sicuramente è un'altra di quelle che resta. Non è semplice da canticchiare, se posso, no. Già qua posso dire, non sono banali da cantare nessuna delle canzoni del disco, ma quindi... Se siete voi ascoltatori tra le persone che hanno visto il film Bohemian Rhapsody, la prima canzone che si sente cantare nel film, non la prima che si sente poi in generale nel film, ma quella che si sente, diciamo, dal vivo, è proprio Doing Alright, cantata nel contesto del film da Tim Staffel, che poi appunto molla il gruppo e ci si inserisce Freddie Mercury. E poi da questo punto di vista il film dà anche l'idea del fatto che poi John Deacon è stato l'ultimo dei componenti a entrare nel gruppo, e infatti solamente una canzone del disco è stata effettivamente scritta dopo il suo ingresso, quindi proprio è stato l'ultima persona a inserirsi, e questo forse un po' si sente, secondo me. Ma Deacon John, come è scritto nelle note del primo disco, ha indicato Deacon John, e poi ha detto no, dalle prossimi dischi mettetemi il mio nome corretto, come Roger Meadow Taylor, e poi ha detto no, mettetemi Roger Taylor, quelle cose lì. Però probabilmente sono quelle cose da trovare sui vinili di certe edizioni che magari sono non ristampati, e quello con le note scritte così sono tutti... Sono sempre il vinile del primo Queen originale del 73, quindi potrei guardarci. Ma è interessante questa cosa di Paul, quindi tra gli argomenti di discussione un po' anche, non dico ruota libera, ma per prendere poi largo e parlare del disco. Quindi secondo te... È tra i componenti che si sente leggermente meno come spicca Deacon nel primo disco? Beh, secondo me, allora,
è un album di debutto e quindi da un certo punto di vista acerbo, poi vedremo quanto acerbo, ne parleremo dopo, quindi magari non tutti i componenti ancora sono al massimo delle proprie potenzialità e ci mancherebbe. Probabilmente Deacon si esprime meno di quanto poi avrà modo di fare più avanti, secondo me è quello che ne esce, che esce un po' meno fuori rispetto agli altri. Penso che fosse dovuto, oltre al fatto di essere il classico bassista carismatico che se ne sta un po' in disparte, anche una mia supposizione, anche dal fatto di essere stato l'ultimo a entrare nel gruppo, quindi in un gruppo che già aveva scritto, che già aveva lavorato insieme, e quindi magari anche il contributo dal punto di vista creativo è stato minore, quindi sì, secondo me un minimo è quello che rimane un ciccinino indietro. Però c'è anche una componente di del fatto di essere introverso. Lui è sempre stato molto introverso. Mi ha dato sempre quell'idea, lui, non lo conosco purtroppo, però mi ha sempre dato quell'idea da fuori, non so. Beh, sostanzialmente lui arriva in punta di piedi su questo disco, fa veramente poco rispetto a quello che farà dopo, quindi è come se perdesse un po' le misure, no? Stesse lì a cercare di capire se ha il suo posto, se va bene, se può fare, se può osare. Poi è primo che se ne va. Quando la nave Freddie Mercury affonda purtroppo nel 91, lui rimane lì nel 92, fa il tributo a Freddie Mercury, ma poi decide autonomamente di estromettersi dalla vita pubblica anche addirittura. Sono rare le apparizioni di John Deacon, sono rare, ultimamente sono veramente, è veramente difficile trovarlo. Ricordo qualche mese fa una foto di lui in tipo vestaglia fuori di casa che fumava, ma foto super rara, e non credo sia un problema diverso dal fatto di dire ok, basta, ho fatto la mia vita, la mia strada, la mia storia, adesso ne sto qua tranquillo, perché io sono sempre stato tranquillo e torno a essere tranquillo. John Deacon, che secondo me è il bassista che molte band vorrebbero, a parte che anche a livello di scrittura, perché poi non dimentichiamoci i pezzi che poi avrebbe scritto qui Queen. Una delle mie canzoni preferite di Queen è One Year of Love, l'ha scritta John Deacon, per esempio. Però è uno che comunque non ha mai dovuto strafare, seppur dimostrando di essere bravo a suonare lo strumento, perché è uno che non ha mai dovuto strafare nel suonare il basso, è solido e quando deve uscire esce e dà il suo contributo alla band, non fa il compitino, è un bassista ottimo che completa perfettamente il sound dei Queen. Io devo dire una cosa, secondo me tutti e quattro sono così, cioè la forza dei Queen è il fatto che sono estremamente solidi. L'esempio più lampante è Brian May, considerato da tutti uno dei più grandi chitarristi, ma in realtà da un punto di vista tecnico e delle evoluzioni musicali che lui porta, ma c'erano 100 che erano superiori a lui in tecnica, rapidità, ma non importa quello stile, quel suono, quella pacatezza, il fatto di essere così spontaneo e così bravo a scrivere. Ma Angelo Branduardi? Angelo Branduardi, detto anche Angelo Breamardi, sostanzialmente io credo che tutti e quattro fossero molto solidi, anche se Roger Taylor non è un batterista, sì, che si vede, no, certo, però è molto tempo. Parlavamo forse anche con Paul altre volte, comunque Roger Taylor è citato anche tra i batte quando ci sono le classiche interviste a chi ti ispiri, è citato. E poi, cosa che non voglio mai dimenticare, l'abilità vocale da batterista di Roger Taylor, che mentre suona la batteria, esatto, che è una componente non da poco. Obiettivamente però Freddie Mercury, sì, è il suono dei Queen, però era dotato anche di quel quid, ancora il quid in più anche di Brian May, del mio parere. Cioè Freddie Mercury è one of a kind of magic. Sì, però il problema è che tutti poi identificano che dal vivo non era bravo come in studio. Guarda, smonto tutti. I have a Wembley. No, smonto tutti in un secondo solo. Noi abbiamo citato come uno dei migliori cantanti contemporanei Ed Sheeran, che dal vivo canta la maggior parte dei pezzi difficili un tono e mezzo sotto rispetto a come li canta sul disco. Quindi non rompete le palle,
se voi pensate ai cantanti bravi, dovete pensare a quelli che fanno le cose bene, che sono belle. In più, dal vivo, fanno le migliori performance possibili. Io non do del coglione a Ed Sheeran perché fa le cose un tono e mezzo sotto, perché facendole un tono e mezzo sotto me le fa benissimo e io me lo godo un sacco. Non ho bisogno di sentire uno che si sgola. Mentre in studio puoi cercare la forma perfetta, la perfezione, ci mancherebbe altro. Peraltro qui in studio sono molto molto bravi. Io qua vorrei cominciare ad addentrarmi nel discorso proprio di questo disco. Perché ci sono tre o quattro cose che io vorrei farvi notare. La prima cosa è, nella prima canzone c'è subito qualcosa di particolare. Questo suono di chitarra, che è un suono di chitarra abbastanza duro, abbastanza gracchiante, abbastanza pericoloso per chi si vuol buttare nella musica e aprire un disco. Che si parte con questo suono, bello gracchiante, un effetto che magari le persone non conoscono, si chiama flanger, e che porta sostanzialmente, aggiunge un'onda sonora e che rende il tutto ancora più particolare, più assurdo per certi punti di vista. Questo flanger che poi ritorna alla fine in un finale molto caotico, ma è molto sperimentale Keepers Alive. Decisamente molto sperimentale, e come prima canzone del disco e anche primo e credo unico singolo estratto da quell'album, c'è da dire che a un certo punto senti cantare Brian May, a un certo punto senti cantare Roger Taylor, provano a cantare tutti lì dentro tranne John Deacon. John Deacon non cantava, si vede accreditato nei cori di Bohemian Rhapsody, la canzone Somebody to Love. Un giorno forse parlerò del parallelismo che c'è tra Somebody to Love e Bohemian Rhapsody. Diciamo che John Deacon partecipa ai cori, ma non aveva mai avuto interventi da solista come invece avevano Brian May e Roger Taylor, sì, tra cui appunto pezzo. Mi ricorda quello che suona il flauto a scuola facendo finta, perché suonano tutti gli altri, capito? Ma come la pubblicità che c'è adesso, non cito il marchio, c'è una pubblicità adesso dove c'è un ragazzo che per far colpo su due ragazze suona una canzone di Avicii, Wake Me Up, solo che in realtà sotto la canzone registrata gli si blocca la connessione e comincia a essere stonato, quindi fa finta, cioè faceva un po' ridere. Quindi lì mi immagino il flauto che molti di noi purtroppo hanno dovuto suonare a scuola, anche chiedendo se potrebbe suonare, non so, la chitarra, qualcosa. No, il flauto, va bene, suoniamo Master of Puppets col flauto, perché io ce l'avevo sullo spartito, scusate, Nothing Else Matters, ce l'avevo con il flauto. No, Master of Puppets sarebbe stato un po' troppo, però secondo me c'è qualcuno su YouTube che potrebbe farla Master of Puppets col flauto. Ma sicuramente. Tornando quindi a Keep Yourself Alive, si sente subito, prima traccia del disco, che ci sarà della sperimentazione che torna in Doing Alright, dove la canzone, ricordiamo, ha tantissimi livelli, parte lenta, poi c'è un pezzo distorto, poi ritorna lenta e coi cori, e poi a un certo punto la parte finale è uno sparone allucinante, quanto super bello, Stefano, il suono della chitarra anche da chitarrista, poi sentiamo anche parlare di Stefano e di Stefano di Paul, il suono che si sente all'inizio di Doing Alright della chitarra solista, così tondo, no? Quel suono quasi molto nasale. Poi vabbè, ci sarebbe da fare una puntata a parte solo per parlare dell'artigiano che c'è in Brian May, in suo padre, che hanno tirato fuori la Red Special. Altro caso più unico che raro nella storia della chitarra, tutti si sono fatti fare le chitarre, facevano la gara a farsi fare le chitarre dei più fighi, e questi qua ha detto, ma no, ma noi ce la facciamo quel pezzo del camino, quelle robe lì. E poi il netto che gli avessero fatto delle repliche durante gli anni, lui usava quella sostanzialmente, ok, no? Però era già avanti anche come numero di tasti, possibilità di suoni, e c'era tutti questi suoni incredibili. E poi per i chitarristi là fuori vi dico, se volete fare come Brian May dovete avere un posto dove non avete problemi di volume, perché lui suona a tuono cannone, l'ambientatore è a cannone, alza e si satura, ecco. Però dovete poterlo fare, perché ovviamente i volumi degli ampi di Brian May sono fuori da ogni non da stadio, quelle robe lì, tre ampli, si suona con tre ampli, poi c'è tutto, dico, proprio a cannone, ma quella roba lì che da pulita distorce naturalmente, poi non avete le mani di Brian May, quindi non suonerete praticamente come Brian May, però per quelli che sono interessati, che vogliono la strumentazione simile, in sostanza lui faceva così, ovviamente... Fatevi trovare con i 10 penny, fatevi trovare con la moneta. È la storia anche della monetina, sì. Perché comunque lui suona con quello, non suona né con le dita né con altro, suona con la moneta. Tra il fatto che loro sono molto sperimentali, una delle mie canzoni preferite, tra l'altro, è molto sperimentale.
che è My Fairy King, sperimentato dal punto di vista vocale ma anche strumentale. Insomma, c'è veramente tanta roba sperimentale, eppure non è minimamente un disco considerato sperimentale, non è minimamente annoverato e considerato, devo ammettere, nemmeno considerabile tra i dischi prog che in quel periodo nascevano come funghi. Però c'è tanta carne al fuoco. Poi tu, che ovviamente non sei musicista, quindi in quanto tale magari queste cose sono più scritte e lette piuttosto che percepite, ma proprio perché tu le hai percepite senza avere una base musicale così solida, l'hai trovato un po' sperimentale, un po' più concreto, meno concreto rispetto a quanto avrebbe dovuto essere forse un disco di debutto? Sentiremo poi appena accenderà il microfono, chiaramente. Ora. Beh, sì, scusate, ovviamente di persona questi problemi non ci sono. Dunque, volevo dire, beh, ovviamente è una cosa che tornerà spesso in queste stagioni debut, ovvero che trattandosi di dischi di debutto di artisti molto diversi tra di loro, cercheremo sempre un minimo di contestualizzare quando è uscito un album, del periodo in cui ha lavorato i vari artisti. Quindi stiamo parlando, penso che non l'abbiamo detto, questo disco è del 1973, quindi inizio degli anni 70. Adesso non ho proprio la migliore idea di cosa ci fosse proprio in giro in quel periodo, però ci sono alcune cose che magari da un disco prettamente rock, hard rock, magari uno non si aspetterebbe. Secondo me una delle caratteristiche principali per cui uno potrebbe pensare Queen, che verrà fuori anche in album successivi, ad esempio, è utilizzare tante tracce, non solo per quanto riguarda la parte vocale, ma anche, penso, anche la chitarra. Penso che, cioè, magari voi mi direte conferma, cioè ci sono anche tante tracce di chitarra in alcuni pezzi. Sì, ci sono. Per contestualizzare meglio, quell'anno, 1973, usciva un disco di una band che già, i Pink Floyd con Dark Side of the Moon, fatto per dare un po' un'idea. Usciva il primo disco degli Aerosmith, mettevano fuori la testa personaggi come Kiss. Stiamo parlando di gente che ha fatto in quel periodo lì una storia importante nella musica. Ma per i cui... dinosauri del rock, come direbbe qualcuno. Che poi c'ha senso a livello temporale, cioè quel rock lì tra fine degli anni 60 e primi anni 70, dai, diciamo quella fine dei Beatles. Ecco, poi ci torniamo con cioè distintamente questo disco non si percepisce come normale in quel senso. Cioè, tornando alla tua domanda, probabilmente è più sperimentale di quanto uno si potrebbe aspettare, però il fatto che sia così fruibile per l'ascoltatore, anche casual che lo ascolta, probabilmente non ti dà questa percezione, perché comunque è una cosa che funziona molto bene proprio a livello musicale, di melodia e tutto quello che vuoi, anche in pezzi come Liar, cioè comunque lo senti, ma non è pesante da sentire, per quanto poi se ti metti lì a ascoltarlo, a fare caso ad alcune cose, anche se non sei un esperto, capisci che c'è dietro del lavoro, che non è semplicemente mettere questi quattro in una sola registrazione e farli suonare. No, decisamente. A proposito di questo, Ugge, Paul prima citava le tante chitarre inserite. Da un punto di vista della registrazione, come hai trovato questo disco? Un po' difficile dirlo, come sempre, con questi dischi, perché noi moderni, che utilizziamo strumenti moderni, abbiamo in mano già i remaster recenti, e quindi il suono è comunque... non è male, non è secondo me il suono ancora che c'è sui dischi dopo, però a parte che già però c'è Mike Stone che poi lavorerà per i 5 dischi dopo, quindi poi sicuramente hanno sistemato. Ho letto tra l'altro che sfruttavano questo studio nelle ore notturne quando le altre band avevano finito, per appunto avere il top della strumentazione disponibile all'epoca,
ma non dico a gratis, ma diciamo un po' nei ritagli, no? Poi appunto, come anticipato, mi sembra Paul, prima alcune cose erano già state scritte, avevano riproposto dei demo che hanno fatto, però vi ricordo che dentro i Queen c'è il signor Brian May, che, come usiamo dire, è un po' un precisino della fungia, cioè uno di quelli proprio molto molto precisi, cioè pare che abbiano rifatto i mix tante volte prima di dire ok, questa è buona, cioè nel senso un perfezionista che voleva tenere, anche questo da quello che ho letto, sempre fonte Wikipedia, la purezza di quello che avrebbero suonato dal vivo, di come avrebbero suonato dal vivo, ma anche la fedeltà dello studio, no? Che è un po' sempre una cosa credo difficile, perché comunque la situazione live è diversa, però appunto Brian May già nel primo disco voleva imporre essere un perfezionista, e credo che anche Freddie Mercury non fosse da meno, quindi però poi quello che succederà anche sui dischi successivi, quando appunto discorsi come multitraccia sia delle voci sia delle sovraincisioni delle chitarre, qua ad esempio la chitarra di Brian May non è ancora la chitarra che si vedrà poi dai dischi appena dopo, no? Con pezzi come Brighton Rock, pezzi dove veramente si sente la sua intelligenza anche come ingegnere del suono, appunto, no? Quelle cose, e poi vabbè, i cori, le sovraincisioni a livello vocale, per cui tutti noi conosciamo i Queen, anche i non addetti ai lavori, cioè, che sanno che le parti di certe canzoni sono fondamentali e riconoscibili per il loro uso, abuso nel senso positivo dei cori, cioè un po' i marchi di fabbrica dei Queen. Quando pensi ai Queen, pensi a quelle cose lì. Qua avevano incominciato a buttare, seppure a livello globale sia un disco ancora più legato all'hard rock. Ho visto citato metal, ma vabbè, dire metal nel 73 mi sembra un po' troppo, vabbè, insomma c'erano dei suoni già abbastanza proto metal, sì, non volevo usarlo, mi avevo anticipato, grazie, mi sarebbe piaciuto coniarlo proto metal, purtroppo no, sono arrivato dopo. Ci sono dei suoni duri, dei suoni ancora più duri arriveranno anche negli album successivi, ci sono qualche influenza blues per cui li ho visti essere accomunati, non so, a band come Zeppelin, ci sono anche cose che possono ricordare band come i Sabbath, ma sicuramente più queste band che i Genesis, per un discorso appunto anche di essere inglesi, perché secondo me i Queen non sono mai stati prog, non si possono avvicinare al prog, non è perché Bohemian Rhapsody o una canzone che c'è appunto su Queen 2 ha tante parti e prog, è proprio un concetto diverso di complessità musicale, ma questo non toglie nulla qui, semplicemente un'etichetta che non vedo di metterli. Di sicuro nei primi dischi, poi chi vuole approfondire può vederlo anche con i dischi appena successivi, Queen 2, Sheer Heart Attack, sicuramente la parte hard rock è bella sugli scudi. Mi ricordo che ad esempio i nostri amici Metallica avrebbero poi coverizzato Stone Cold Crazy, che era un pezzo già speditissimo per gli anni, quando poi è sempre bello anche tirare fuori le etichette, ah, da lì è nato lo speed metal, cioè, nel senso, per il tempo era roba bella tirata, sicuramente. Poi Queen hanno sicuramente preso una deriva diversa e hanno rafforzato appunto i punti che portavo poco fa. Qua si vedono le prime cose, sicuramente è acerbo da quel punto di vista, è in un certo modo secondo me tondo il disco, cioè ed è godibile anche secondo me da ascoltare e ne vale la pena, non è not even their final form, per citare i meme di Dragon Ball con Freezer che deve diventare ancora ultimo, cioè non sono ancora la loro forma definitiva, ma ci sta il primo disco, però non ci avrebbero messo tanto da arrivare alla quadra Queen. Qua si sono ancora un po' più legati a qualcosa di precedente, anche secondo me non sono troppo derivativi qua dentro, cioè già appunto per via anche dei componenti si notavano già le cose, ma non li trovo così derivativo la cosa del già sentito, sarà appunto per quella cosa di sperimentazione che avete tirato un po' fuori voi prima, che un po' esce nelle varie tracce anche per alcune scelte, perché quando sento qui in uno non è che risenta così tanto altri artisti, ci sono siccome delle ispirazioni, quelle sono lecite, ma vedo già l'inizio della loro carriera, almeno questo mi dà un po' l'idea. Allora, io devo dire un paio di cose, cioè ho un paio di considerazioni da fare a riguardo. Recentemente ho litigato con una persona proprio per il discorso del fatto che qui dovrebbero essere derivativi da una certa band, non mi ricordo neanche quale, stavo provando a cercare ma non sto trovando la cronologia
di Spotify, una cosa che ho fatto qualche settimana fa, quindi potenzialmente poteva anche essere abbastanza vicino, ma purtroppo la mia memoria è quello che è. Sta di fatto che, e poi soprattutto ho ascoltato un sacco di roba nel frattempo, quindi chissà dove sono finiti. Il punto è questo, è chiaro che loro sono derivativi da qualcosa. Prendiamo Doin' Alright. Doin' Alright è una canzone che, se avessero scritto sostanzialmente i Beatles, nessuno avrebbe detto un cazzo. È una canzone molto Beatles. Certo tipo di Beatles. Tra le voci, il modo di usare le voci, i cori. C'è tanta roba che ricorda anche altri. Ma il punto, la questione è che come i Queen riescono a mettere insieme ciò da cui derivano per crearsi la loro strada, la loro performance, il loro modo, credo che sia impossibile trovarlo in tanti altri gruppi. Forse dico, esagero dicendo che nessun altro è riuscito a fare bene la somma di quello che ha sentito dagli altri. Nei dischi successivi, ogni album comprende almeno una canzone che ha qualcosa di particolare, di sperimentale, ma che ricorda roba vecchia. Hanno un pezzo che ricorda il Charleston, un pezzo che ricorda gli anni 20 della musica, gli anni 30, perché se prendete Bring Back the Leroy Brown, è una canzone che è molto Charleston. Lazy on a Sunday Afternoon è una canzone che ricorda ancora musica più vecchia. The Dreamer's Ball, un'altra canzone che ricorda ancora altra musica vecchia. Cioè, vabbè, sì, ma anche la stessa Bohemian Rhapsody ha le parti operistiche comunque. Sì, bravo. Lì perché... Ma il loro essere teatrali, no? Cioè, esatto, lì poi la componente teatro e anche la componente sovraincisioni, certo, che prende una piega incredibile, no? L'essere barocchi. Però il discorso è che seppure ci sono state tantissime influenze sui Queen, i Queen sono riusciti a dare la loro zampata sempre. Penso che in questo disco l'abbiano fatto. Però, faccio un giro di domande, una domanda che giro a entrambi, partendo da fuori. Questo Freddie Mercury, così, prontissimo, a me piace molto, però è una voce molto giovane, un giovane Freddie Mercury, ed è una voce che non è ancora a posto completamente, gli manca l'esperienza, però è una voce che, ascoltando proprio le ultimissime registrazioni, sembra che faccia ponte tra l'inizio e la fine della sua carriera per mille motivi diversi. Ti è piaciuta la voce di Freddie Mercury in questo primo disco? Vabbè, premesso che con me sfondi una porta aperta, perché come chi ci ha seguito anche sulla radio sa che Freddie Mercury è il mio cantante preferito di sempre, quindi diciamo sono un po' di parte. Però secondo me, tornando al discorso già iniziato prima, in quest'album ancora non, come a mio avviso è giusto che sia, non è ancora al massimo del suo livello, anzi, cioè, per carità, cioè, se questo qui è il, se volessimo definirlo il peggior Freddie Mercury, al vergine di voci del genere, e, diciamo che un po' probabilmente per l'inesperienza, un po' per il fatto di essere un disco di debutto, per magari essere brani che in parte erano già stati scritti, rimodificati, eccetera, eccetera. Anche qui magari non, Freddie Mercury non esce fuori così tanto come poi succederà più avanti, per quanto comunque in quello che fa, oltre alle qualità vocali che già sono a mio avviso ben evidenti, la cosa che probabilmente rende Freddie Mercury uno dei più grandi cantanti di sempre è il fatto di riuscire a trasmettere un grandissimo carisma anche solamente sentendo. Poi ovviamente nell'attività live è tutto un altro discorso, perché come già detto anche da Uge, a livello di frontman, di intrattenimento sul palco, penso uno dei poteri frontman è al massimo livello da quel punto di vista. Però stando esclusivamente sul discorso di quello che si sente sul disco, penso che se dovessi consigliare a qualcuno di sentirsi qualcosa per apprezzare Freddie Mercury, magari non sarebbe di quest'album, per quanto ci siano dei momenti mica male. Poi viene fuori anche una delle caratteristiche per cui è anche ricordato, come il falsetto, il fatto di variare comunque la voce a seconda del pezzo, a seconda delle necessità. Diciamo che probabilmente
A mio avviso, la convinzione che avevo già avuto ascoltando anni fa quest'album e che provo ancora a concorrere con questo è che probabilmente questo sia più un album di Brian May e di Roger Taylor, ancora più che quello di Freddie Mercury. Non so se sono d'accordo. Sono d'accordissimo, in realtà, più che d'accordo, perché poi, facendo riferimento a una cosa che ho detto prima, poi oggi ti rigiro le domande di Freddie Mercury, ovviamente, no? Ma facendo un attimino ponte con quello che avete detto voi all'inizio, il fatto che è bello che i Queen abbiano poi scritto negli ultimi due dischi, sostanzialmente solo negli ultimi due dischi, che le canzoni erano di tutti, per me è una grande paraculata. Non ne conosco i motivi per cui non sto a giudicarla, però si sente tranquillamente che è un idolo l'ha scritto Brian May. E io credo fortemente che la maggior parte delle volte in cui si tenta di fare un siamo stati bravissimi perché tutti insieme abbiamo dato un contributo, sia davvero una paraculata. Io voglio che le persone sappiano che l'ho scritta io, voglio che le persone sappiano che non l'ho scritta io, ma che mi sono impegnato al 100% perché venisse bene come se l'avessi scritta io. E credo che sia un po' un togliersi delle responsabilità scrivere tutti insieme. Poi purtroppo non sappiamo quali sono stati gli accordi e sicuramente non sono quelli che abbiamo visto in Bohemian Rhapsody, please, perché gli accordi me ne sono andato, però adesso ci sono, scriviamo tutti insieme le cose. Ma gli accordi intendi sul sto per piccarti fuori dalla conversazione. E quindi sappi che hai veramente siamo d'accordo che hai minuti contatti. Quindi credo che sia bellissimo il fatto che venga fuori, credo sia palese anche la differenza tra chi ha scritto i pezzi e quando sono stati scritti si vede, cioè in questo disco, recitandomi My Fairy King, è una canzone che sente chi l'ha scritta. Doing All Right si sente chi l'ha scritta. Son and Daughter si sente chi l'ha scritta. Modern Time Rock and Roll si sente chi l'ha scritta. Cioè, stiamo parlando proprio di tracce che hanno una loro valenza. Liar si sente chi l'ha scritta. Andiamoci chiaro. Tra l'altro, che peccato che le citate non averla mai vista, non aver mai avuto una performance di Freddie Mercury dal vivo. Vero. Verissimo. Però ci sono altre persone con Rogers. Stavo dicendo altri l'hanno cantata in sua vece, sicuramente, tipo Paul Roger o Adam Lambert. Mi stai triggerando. No, mi sono fermato. Paul Roger e Adam Lambert, che come fuori sapete, e sono l'aggiunta dopo il più delle ultime versioni di Queen, dove invece Buon John Deacon abbiamo pensato di uscire. Secondo me ha fatto bene, perché i Queen che ci sono adesso non sono più quei Queen. Sono in Nirvana, andavano avanti senza Kurt Cobain, per me, ma questo va bene, altro discorso, ma per me il paragone è quello: quando è finita una cosa è finita, basta. Assolutamente, sì. Infatti io detesto che ci siano i Sepultura che vanno ancora in giro a chiamarsi Sepultura e altre cose becere di Sepultura. Come passare dai Queen ai Sepultura, molto bello, mi è piaciuto questa cosa. Stefano, voi non vi vedete non vedete quello che stiamo facendo, temeva che io citassi qualcun altro nei nomi dei, no. dei protocantanti, no. dei Queen, perché no. Ovviamente ci sono vari miti di Freddie Mercury in giro per il mondo. Ma lo stai citando? Ragazzi, mi viene in mente per Freddie Mercury, su sempre quello del reparto stupidità, una maglietta stupida dove c'è il pezzo di Mercurio nella posizione classica, quella del concerto di Wembley, quella giacchetta bellissima. Quella, se non dico una cagata, Live a Montreal. No, Wembley. No, quella però della statua. Che è a Montreux, no. Credo che sia quella cosa lì. Sì, la non cosa so, quella la lì. Mercury Pose la chiamerei, cioè, è talmente iconica, sì. Che quando fatto è quella che c'avevano fatto anche il meme quando ai tempi c'erano ancora i meme disegnati che c'erano è su internet. Vero. Disegnati, ma non quelli di Bill e Billa. Cioè, disegnati. No. Cioè, pensatela fuori che appunto Freddie Mercury è un meme, a parte il fatto di dire, cioè, nel senso l'importanza che queste sono cose che vanno oltre la musica, no? Cioè, se voi dite Freddie Mercury, tutti si girano e mi dicono: ah, Freddie Mercury, another one, quello del meme. Mi dicono Freddie Mercury, quello del meme. Oh,
under pressure, così, nel senso, perché poi le pubblicità anche aiutano, quelle prendono sempre quelle le solite canzoni e sembra che il resto non esista, ma è per quello che bisogna dire ok, mi vado anche a recuperare il resto e trovo, se no non avrei mai sentito Great King Rat o di pezzi che ci sono qua dentro, perché sennò tra l'altro, come... tra l'altro vi devo raccontare questa cosa, piccola nota di colore, avevo poco più di 11 anni e sono andato a comprare i libri dell'Arcana con i testi dei Queen con traduzione a fronte. E a parte, vabbè, poi ve ne racconto, cioè, vi dirò, ma parlando di Great King Rat, ascolto Great King Rat e mi piace da Dio, c'è proprio una canzone stupenda, cioè, la trovo veramente bella e mi piacerebbe cantarla, quindi prendo il testo, comincio a cantarlo, e a un certo punto vado da mia mamma e gli faccio, mamma, ma cosa vuol dire morto di sifilide? Non sapevo cosa volesse dire. E niente. Quindi è morto di sifilide a 44 anni il giorno del suo compleanno. Paul non mi ricordo, perché ovviamente chi ci ha seguito sa che abbiamo fatto... Paul non è morto di sifilide. No, assolutamente. Mi sto confondendo. Album of a Lifetime, in cui parlavamo dei nostri album. Tra l'altro è uscito un album di Queen, grazie a Stefano. Ma secondo te Stefano, Paul magari lo dirò anche lui, ma non so. Questi Queen sono anche, possono essere anche un punto di partenza per qualcuno che poi va a ascoltare hard rock barra metal? E quindi Queen 1 sono un punto di partenza secondo me per tutti. Sono un punto di partenza perché c'è dentro tutto quello che i Queen avrebbero fatto. Cioè, una volta ho visto una cosa, un documentario in cui facevano vedere come facevano le bottiglie di plastica. Cioè, sostanzialmente una... come se fosse una monetina di plastica e poi c'è questo soffione che estrude la bottiglia. Queen 1 è quella cazzo di monetina di plastica. C'è proprio un pezzettino di plastica liquido che è pronto per essere plasmato e per far venire fuori i Queen. Quel disco, questo disco di cui stiamo parlando, credo che sia veramente l'avvicinamento perfetto per chi vuole ascoltare i Queen. Ci sono dentro tutti gli elementi che poi arriveranno, l'epicità. Jesus è una canzone epica. Tra l'altro ha dentro anche dei riferimenti biblici, quindi culturalmente, religiosamente attinenti a tutta una sfera che verrà tante volte nei Queen. E non ditemi in The Miracle. No, non è perché uno è Jesus e l'altro The Miracle. Gesù faceva i miracoli, allora le canzoni sono in qualche modo collegate per qualche... Però la componente spirituale salterà fuori ancora tante altre volte. C'è la componente del suonare acustico, elettrico, anche unite insieme, abbiamo visto in Doing Alright. Sono pezzi come Son and Daughter che essenzialmente sono dei pezzi rock solidi, molto solidi, proprio da live, da magari tirare anche un po' più alla lunga durante una sessione live, nelle quali magari presentare i componenti della band o cose del genere. C'è il fiabesco e il magico di My Fairy King, c'è il concreto di Liar, che è una canzone che, cazzo, Liar portata dal vivo era una bomba. Avevo un live del 1975 al Marquee, che è questo locale di Londra famosissimo, e un live dove Liar era una versione stupenda, tipo 9 minuti, c'è una cosa clamorosamente bella. E là era dentro un sacco di componenti che dal punto di vista vocale, proprio, un sacco di roba molto bella. Molto infatti loro dicevano anche nelle note, i componenti dei Queen stessi, che infatti l'album è un po' l'unione di queste cose, no? Dei pezzi che sono nati da delle demo, delle cose che portavano live e hanno voluto mettere sul disco, degli altri pezzi che magari in cui è subentrato Freddie Mercury. È un po', appunto, come dici tu Stefano, già la prima parte di quello che vorranno essere qui, no? Però Dove io credo che possa essere visto anche al contrario, cioè dopo che conoscete un po' i Queen prendete Queen 1 per capire perché comunque lì c'era un sacco di roba già, e il sacco di roba che c'è dentro in Queen 1 è roba buona, cioè non stiamo parlando di c'è un sacco di roba però talmente tanto acerba, cioè il fatto di essere acerbi non dobbiamo pretendere sicuramente di sentire, diciamo, la non capisco perché Uge sta ridendo. Il fatto di essere acerbi è venuto in mente il giocatore della Lazio. Ma io so per piccarti due la vendetta. No, ma è impossibile fare il podcast. No, ci vorrei...
serve. Veramente, impossibile. Fortuna che stiamo quasi per chiudere, ma altrimenti veramente il kick usciva fortissimo, che probabilmente neanche quello vero di roba andava. Ok, dicevamo, sostanzialmente questo disco può essere preso anche dopo, non è necessario prenderlo prima, è un disco d'esordio, però se uno è arrivato ai Queen ascoltando Somebody to Love fatta da George Michael in qualche radio che butta fuori queste cose, no? Pensando, cazzo, però sarebbe stato bellissimo avere i Queen con George Michael alla voce. Sì, se ne è parlato parecchio e forse non è stata anche più di un'ipotesi, però sta di fatto che arrivateci da dove volete i Queen, ma a un certo punto prendete Queen 1. C'è cazzo da fare, prendete, perché è interessante, è un bel disco, un bel disco. Forse News of the World potrebbe essere un disco anche preso lì in mezzo, che ha dei rimandi anche a delle cose un po' più indietro, mi ricordo, per certi pezzi un po' tirati, no? News of the World ha due o tre cose che sicuramente possono portare un po' indietro, però era già un processo quello di News of the World, era un processo creativo diverso, perché intorno si stava già sviluppando quella che poi sarebbe diventata la disco music, perché News of the World era nel 77. È l'ultimo, diciamo, dell'ondata, quella, vabbè, dopo Night of the Opera di Races. Esatto, esatto. È l'ultimo disco degli anni 70, sostanzialmente, no, mi sembra. No, perché poi ci sarebbe stato The Game, ancora. È dell'80, però, The Game. No, scusami, ci sarebbe stato Jazz. Ah, Jazz. Con dentro Bicycle Race e Fat Bottom Girls. E poi ci sarebbe stato quell'anno dove sono usciti, credo entrambi quell'anno, sia The Game che la colonna sonora di Flash, che è veramente una delle cose da non ascoltare se amate il Queen, perché non c'entra niente con il Queen ed è assolutamente importante capire che è stata fatta per altri motivi, ok? La colonna sonora è uscita a nome Queen per altri motivi, non perché facesse parte di una sorta di continuity del loro lavoro. Da lì in poi cominciano a capire però che non bisogna più lavorare giorno per giorno, anno per anno, e da lì in poi, quando si esce da lì, si arriva a Outspace, e poi si arriva a The Works, e poi si arriva a Kind of Magic, poi si arriva a The Miracle, e poi si arriva a Inland, per chiudere il ciclo. Quindi la grossa produzione di Queen negli anni 70, lo dico, l'ho già detto altre volte, ma lo dico qui, globalmente è la mia preferita, quella degli anni 70, la trovo più aderente a quello che i Queen erano. Trovo che i Queen sono diventati un'altra cosa per necessità e va benissimo, e ho amato molto The Miracle e Innuendo, anche se The Miracle è uno dei dischi che forse apprezzo meno nell'insieme, e dire che lo apprezzo meno con quello che l'ho ascoltato, ragazzi, ma dire che è veramente un disco della Madonna, ma per la copertina. Una copertina terrificante e mi fa ancora paura oggi. Con la tecnologia di sto coso, però se è brutta, è brutta, può anche esserci dietro i milioni, però roba. Boh. Ma anche, diciamo, vabbè, perché Stefano è stato in grado di citare praticamente tutti i dischi dei Queen. E mi sono passate davanti anche le copertine di altri dischi dove c'erano loro tipo un po' animati sulla copertina di Kind of Magic, cioè, è strana anche quella copertina, eppure mi ha fatto l'idea di parlare di un disco che si chiama Jazz, che non c'entra niente col jazz, cioè non è jazz, cioè nel senso è tipo buttato lì, no? E poi anche il pezzo che hai citato, Meet Out Space, che è uno di ecco, Space magari anche per mia ignoranza, comunque si vede qui, può essere al pari di Queen 1, perché Outspace, al netto di Under Pressure, non viene mai, comunque mai citato per altri motivi, cioè, perché è un disco che, allora, facciamo un excursus rapidissimo. Fino a The Game, i dischi di quegli anni, c'era scritto: per fare questo disco non è mai stato usato un sintetizzatore. Anche in questo ad esempio c'è questa dicitura proprio lì. Se tu guardi Outspace in quell'ottica impazzisci, perché lì è, diciamo, il sintetizzatore. Hanno provato a fare una cosa, è stato il momento più basso probabilmente della loro carriera musicale, fermo restando che ci sono dentro dei pezzi della Madonna, e fermo restando che è servito poi a tirare fuori un The Works, che secondo me è uno dei dischi più belli degli anni 80. Abito così,
sparo così violenta. Credo sia uno dei dischi più belli degli anni 80, perché ci sono dentro delle cose che sono inenarrabili in quel disco. The Works è veramente un disco, non voglio citare quella parola che mi darebbe fastidio, ma siamo vicini alla parola perfetto nell'insieme, nella globalità del disco. Sì, sono dentro dei singoli incredibili, c'è il rock, c'è il pop, c'è la musica più leggera del mondo, perché c'è This World We Created, ci sono i temi sociali, ci sono i temi personali, ci sono i temi del cyberpunk e del cyborg con Machine. Non mi ricordo come si chiama in realtà la canzone, in questo momento mi sta sfuggendo il nome. Sono dei temi melodrammatici come quelli che possono essere in It's a Hard Life. C'è dentro veramente quel disco, santo cielo. E poi ci sono dentro quei due o tre pezzi super storici. Super storici, Radio Gaga è un pezzo super storico. È un pezzo che è immortale, punto. E poi c'è dentro A One Super Three, che onestamente è una di quelle canzoni che penso anche i Sassi, quando fai partire quella canzone, si mettono a cantare. Ed è fantastico che tutti la cantino, perché è bellissimo. One Super Three è bellissima, è in mi maggiore, per ora ti segnalo. Ma la tutina di Freddy, quella del video di Killer Queen, è già la tutina che c'è sulla copertina di questo Queen 1? Penso di sì. Vado, ce l'ho qui la copertina di Queen 1. Vado a riguardarmi la copertina di Queen 1. No, non è la tutina quella di Queen 1. Ok, tra l'altro sulla copertina di Queen 1 c'è ancora un po' uno stile molto fantasy del logo. Cosa dite? Della scritta molto. Ho letto che tra l'altro sono appunto il mondo di Rai, Seven Seas of Rai. È una cosa totalmente inventata dal buon Freddy e un po' ispirata anche a lavori, appunto, come è stato detto, non so, magari di Tolkien, così proprio, che si è creato questo mondo fantasy dove ispirare i racconti che poi ha portato in queste canzoni. Quindi c'è un po' queste cose qua che sfruttate come altri temi, no? Un tema totalmente, totalmente diverso dagli altri, magari parlava di queste cose. Sì. Anche nel primo disco c'è tutto, eh. Poi non vorrei monopolizzare troppo, nel senso che poi io con i Queen comincio a fare, cioè, sono un hyperlink vivente, no? Ogni cosa me ne apre un'altra e ogni finestra che si apre ha mille ramificazioni possibili. Io ho vissuti per talmente tanto tempo della mia vita che davvero penso di... Non credo di essere un esperto dei Queen, ma credo di averci ragionato talmente tanto che ho molte idee riguardo ai Queen, quindi... Seppur non sono esperto, il tal giorno Freddie Mercury si è lavato le chiappe tre volte, non lo so, quelle cose lì non sono bravo con quelle cose lì, quelle grandi storie. Però sui ragionamenti, sui Queen, ragazzi miei, penso sia stato il primo gruppo che mi ha fatto capire che ci poteva essere uno sfondo filosofico dietro la musica. C'era dentro troppa roba diversa, troppa roba complessa per lasciarla andare e basta. Quindi, ma secondo voi, agganciandoci poi al filo principale della nostra trasmissione, al netto che siano i Queen, al netto di quello che abbiamo già detto finora, sì, una cosa che vorrei sentire anche da Paul, che è sempre la persona che, non essendo come noi un po' anche influenzata come me Stefano dell'essere musicista, ha anche un rapporto magari più schietto con certe cose, quindi lo chiedo principalmente anche a lui, quindi te la rivolgo, ma secondo te è, a parte avere il nome, se non avessi il nome Queen, possiamo considerarlo un debut di un certo livello? È tra i debut più interessanti che tu abbia sentito? Cioè, oggettivamente al netto del nome Queen, e anche per le cose che abbiamo detto finora, secondo te? Allora, vabbè, ovviamente è sempre un po' difficile scindere l'artista, ovviamente se già lo conosci, dal lavoro che stai andando a giudicare, però secondo me, allora, tra magari non moltissimi dischi di debutto degli anni 70 che ho sentito, secondo me è il migliore. Poi ovviamente c'è vari gradi di preferenze che possono metterne altri avanti, magari alcuni di cui parleremo anche in questa stagione. Cioè, secondo me è un ottimo disco di debutto, che anzi forse da un certo punto di vista sottostimiamo, perché appunto conoscendo bene Queen e conoscendo quello che verrà dopo,
magari tendiamo a dire, ah, ok, però non è così un grande disco rispetto agli altri, però se lo consideriamo come nel contesto dei dischi di debutto, secondo me è tanta roba. Per quanto mi riguarda, la prima metà del disco, diciamo fino alla quinta traccia, sono 10 pezzi, quindi fino a Liar, lo considererei quasi impeccabile. La seconda metà non c'è un pezzo brutto, però forse è quello che mi piace un po' meno. Se voglio stare lì a cercare magari dei difetti, nel senso che ne parliamo solamente bene, se dobbiamo cercare di... Ecco, se vogliamo definirlo un difetto, si torna a quello che è stato detto prima, ovvero se una persona magari che non conosce bene i Queen pensa ai grandi successi della loro carriera, magari ai pezzi che sono finiti nei Greatest Hits, magari molta gente è anche partita lì, su Queen magari non c'è il pezzo effettivamente il singolone, per quanto comunque ci sono i pezzi che secondo me funzionerebbero, perché la stessa Keep Yourself Alive secondo me funziona molto bene, però anche se semplicemente stando a vedere quello che è successo al tempo, era stato un po' mezzo flop come singolo quando era uscito, non necessariamente per demeriti del pezzo stesso, però evidentemente non ha, all'interno dell'album non c'è quel pezzo che spicca più di tutti, non c'è una Killer Queen, una Radio Gaga, Killer Queen che poi penso sia il pezzo che effettivamente le ha lanciate nella stratosfera come a livello di singoli. Ma anche per la Seven Seas Rai nella versione completa senza i tre puntini finali dell'album successivo. Ecco, anche il fatto di aver messo un pezzo, diciamo, dal punto di vista incompleto, come Seven Seas Rai, che poi verrà effettivamente sviluppato in Queen 2, non so, forse non mi soddisfa tanto come brano finale del disco, cioè per quanto comunque sia carina, come, cioè, nel suo minuto e mezzo, quel che dura, cioè è carina, però magari non è il finale che magari ti aspettassi per un gran disco, ecco. Adesso sto cercando comunque di andare a trovare anche qualche possibile difettuccio per non sembrare quelli che parliamo solamente bene, però per quanto mi riguarda appunto è un ottimo album di debutto. E mi ricollego un attimo, perché forse non ho intervenuto prima sul discorso del derivativo, influenze di ben precedenti. Secondo me, concordo con quello che avete detto, ovvero che si sente già che è un disco di Queen dove loro ci hanno messo, cioè componenti della band ci hanno messo del loro nel lavoro, però a mio avviso non lo definirei derivativo da qualcos'altro, però si incastona bene nel contesto musicale di quel periodo. Cioè comunque è innegabile che, non so, band come i Zeppelin o i Black Sabbath, qualcosa si ritrovi anche qui dentro. Penso a tipo The Night Comes Down, che però forse non abbiamo citato, comunque c'ha quelle sonorità un po' più pesanti alla Black Sabbath da un certo punto di vista. Le influenze dei Zeppelin si sentono, però penso che fosse inevitabile per una band di quel periodo. Cioè, appunto, un disco del 73, a mio avviso, non poteva non avere un disco rock del 73, non poteva non avere una minima influenza dagli artisti che in quel momento erano i giganti del rock, ma è una cosa che penso sia inevitabile, e questo comunque non sminuisce il lavoro, anzi. Allora, io sto andando a cercare poi, ce l'ho qua, arrivo, sostanzialmente il gruppo che mi dicevano essere, sostanzialmente quelli da cui si sono ispirati sostanzialmente qui, sono i The Sparks dei fratelli Mael. Io ho sentito il primo disco dei Sparks, che è di un paio d'anni prima dei Queen. Sì, certo, ci sono delle influenze, però io ci ho sentito un sacco di Beatles dentro quel disco. E comunque, chiedo così rapidamente, Uge, tu conoscevi questi The Sparks? No, non li conoscevo, sono cose che mi lasciano fin lì, queste considerazioni, è giusto, sì, parliamone, mi lasciano fin lì, come quando tu prima, Stefano, hai citato di Doing Alright, qualcosa di Beatles. Io comunque in generale, anche con gli Zeppelin, non vedo
qualcosa che viene un po' ripreso, ma non vedo queste grandi un po' sì, ma non voluto, ma no, diciamo, ma anche se è voluto, cioè, non... che problema c'è? Che problema c'è? Tu puoi conoscermi The Spice? Chiede a me? Eh sì, tu conoscevi The Spice. Mai sentite a dire il vero. Cioè, questa è la verità. Mettiamo pure che qui siano derivativi. Ma cazzo, ma se tu hai copiato pedissequamente da qualcun altro, non li fai 20 anni di carriera che si interrompono con la morte del tuo frontman. Non puoi. Se tu sei totalmente, completamente derivativo da qualcos'altro, prima o poi ti sgamano. E come mai The Sparks non hanno fatto un cazzo per tutta la loro carriera e se li ricordano 4 sfigati che ascoltano l'indie di merda e i Queen se li ricordano tutti? Ci sarà una cazzo di ragione? Ci sarà una ragione per cui il più grande pittore di tutti i tempi non sarà stato quello che ha fatto la Cappella Sistina, ma tutti si ricordano della Cappella Sistina? Cioè, ci sono comunque delle caratteristiche socioculturali per cui un gruppo può finire in un posto anche se è derivato da qualcun altro, può essere anche la giusta evoluzione di qualcosa. Però hai ragione, Paul, non è tutto perfetto questo disco e io mi faccio molto trasportare dai ricordi, così lascio un'ultima nota di colore, poi ci abbiamo anche la conclusione. All'epoca, quando ero piccolo, lo volevo ascoltare ma fortemente questo album, però non lo trovavo da nessuna parte in CD. E invece quella che oggi potrebbe essere una Feltrinelli, no? Dove a un certo punto entri e ci sono migliaia di dischi che ti guardano, non so se oggi ci sono, la Feltrinelli non vado perché così non mi interessa andare in posti così grandi, però entravo e non c'era mai il CD, ma c'era la cassetta, e l'unica cassetta originale che abbia mai comprato dei Queen è stata il primo disco dei Queen, che ho quindi cominciato ad ascoltare in cassetta prima che in CD, poi l'ho comprato anche in CD, poi l'ho comprato in 2 versioni in vinile. Sì, ho comprato un sacco di roba dei Queen, ne vado fiero, mi piacciono, e invece non conoscevo i The Sparks, che restano quindi il nulla cosmico, tornano ad essere il nulla cosmico, che erano prima che mi facessero notare che i Queen avrebbero copiato a piene mani da questi qua. Me ne frega proprio niente se hanno copiato a piene mani, hanno vinto i Queen. Proprio dobbiamo fare sta roba. Niente, ultimo giro, Paul, il giudizio sul disco l'hai un po' dato, cosa potresti dire a una persona che magari vuole così approcciarsi a questo album con che spirito, forse indipendentemente dalla storia dei Queen, quindi indipendentemente dal fatto vabbè è dei Queen, ascoltalo, cosa gli diresti di, su cosa gli diresti di portare la sua attenzione? Allora, questa qua è una caratteristica che ci riportiamo dietro dalla prima stagione radio di debutto, ovvero quella di farmi domande a cui trovo difficoltà a rispondere. Allora, ok, mi hai tolto l'opzione un album dei Queen, quindi ascoltatelo, anche perché appunto essendo l'album di debutto ti dà un po' quella possibilità di andare a vedere come fossero all'inizio, per vedere come poi si sono evoluti. Ho già detto che appunto secondo me è un ottimo album di debutto a prescindere da chi l'abbia fatto, quindi a mio avviso, considerando che dura anche relativamente poco più di mezz'oretta, secondo me è un ottimo ascolto per chi vuole sentirsi un buon album rock, hard rock, comunque anni 70, che quello si nota, e cioè, a mio avviso ci sono un po' tutte le caratteristiche che uno potrebbe aspettarsi da un album di questo genere. C'è un'ottima voce, per quanto appunto abbiamo già detto non sia il miglior Freddie Mercury che verrà dopo. La chitarra mi è piaciuta molto in vari pezzi, anche Roger Taylor alla batteria, ci sono vari momenti in cui magari prende anche il suo momento di assolo, che nulla, cioè si sta parlando del batterista più talentoso di sempre, però comunque a me piace. Come già detto anche da Uge, anche la voce non è male, se dobbiamo andare a considerare i cantanti che non fanno i cantanti di proprio di mestiere, secondo me una menzione a Roger Taylor ci sta, e non so, ci sono tante cose positive per cui io consiglierei, magari non proprio a chi non conosce assolutamente Queen e vuole approcciarsi,
cioè ci può stare, se uno vuole ascoltarsi quindi dall'inizio alla fine, farsi la discografia, ci può stare. Se poi fosse una persona totalmente all'oscuro, magari direi guarda, magari ascoltati qualche album un po' più avanti e poi torna indietro a scoprire. Entrambe le opzioni possono essere valide. E, come ho detto, non è un album privo di difetti, però per essere un album di debutto di difetti neanche relativamente pochi. Quindi sì. per me comunque è un album decisamente promosso, per quanto possa essere un minimo offuscato dal fatto di essere comunque un fan dei Queen. Sì. Invece Uge, visto che questa domanda comunque mi sembra che poi l'abbia risposto molto bene, te la giro da un altro verso, insomma. Un fan dei Queen che si definisce tale ma che conosce soltanto i due, tre, mettiamo, Greatest Hits. Sono sempre due i Greatest Hits. Non è un fan dei Queen. Palle. Fine, ho risposto. No, aspetta, perché qua c'è la provocazione, no? Uno si definisce tale. È una bella sfida farle ascoltare questo disco e dirgli questo è un altro album dei Queen. Tu saresti pronto a sfidare qualcuno dicendo se questo ce n'ha un po' me ne esce con delle buone considerazioni, come abbiamo cercato di fare noi, se non ne ha per niente lo sgamo subito? Sì, beh, per definirsi fan in questo caso dei Queen anche i primi ascolti servono sicuramente. Non vuol dire che per essere fan debba conoscere tutte le canzoni, tutte le b-side, tutti i leftover, ma ci vuole una conoscenza un pochino più varia e variegata. Vado un po' dietro a quello che ha detto Paul. Secondo me, non perché l'ho fatto io recentemente questa cosa, ma credo che per apprezzare al meglio ancora di più un disco di debutto come questo Queen 1, la cosa migliore sia vedere l'evoluzione dei Queen dall'inizio alla fine, oppure sempre come ha detto Paul, se uno avesse già sentito Night at the Opera, Day at the Races, oppure un disco ancora più recente come già citato Kind of Magic, perché non lo so, avete visto Highlander, va bene, potete fare un riavvolgi veloce indietro e andarvi a sentire Queen 1, Queen 2, Sheer Heart Attack, ok? Anche non in quest'ordine. Sicuramente per esperienza posso dire che prendersi il tempo a ascoltare la discografia di Queen in ordine cronologico ha un senso anche per vedere l'evoluzione, sia a livello di sound, come abbiamo detto, sia a livello di esposizione dei vari membri, di quello che avrebbero poi tirato fuori. Io l'ho trovato anche nei vari ascolti che ho rifatto, perché il disco un pochino già lo conoscevo, comunque un ascolto godibile nei suoi 40 minuti scarsi, con diversi pezzi davvero belli, già citata Liar, Keeper of Self Alive. Io come sorta di preferita mi ho preso Son and Daughter, con questo riffone blues rock, sì, si capisce con pezzi Brian May indubbiamente, però diciamo ci sono anche già i numeri che escono e tirano fuori già la caratura della band. Poi appunto qua, come è stato girato ad esempio prima Paul, non sappiamo dire se sia uno dei migliori debut, se sia così bello rispetto a altri dischi o di impatto. Sicuramente è il primo tassello nella discografia dei Queen, e poi loro secondo me, a parte gli episodi citati ad esempio da Stefano con Offspace, dove ogni tanto le band vogliono anche un po' sperimentare per vari motivi, ok, c'è stata anche una coerenza nell'evoluzione dei Queen, perché anche la multitraccia che abbiamo parlato nasce da esperimenti che vengono dai primi dischi, i cori vengono da esperimenti, cioè a mano la macchina Queen si è ingigantita in tutti i sensi, anche per poi quello che portavano sul palco. Noi non li abbiamo visti dal vivo, ma grazie al cielo abbiamo potuto vedere più volte le esibizioni. Anche la componente scenografica e teatrale dei Queen va di pari passo con la loro esibizione puramente musicale e strumentale, e quello si già denotava da certi pezzi che sono qua, come il Great King Rat, questi cambi durante le canzoni che poi porteranno a, ad esempio, una Bohemian Rhapsody, che anche qua conoscono tutti, e in 6 minuti condensa quelli che altri hanno provato a dire in migliaia di album, stuccando e non riuscendo, molto meno dei Queen quando sono accusati di essere appunto barocchi o esagerati. Invece Bohemian Rhapsody in 6 minuti vi racconta anche un po' la storia della musica, e quindi cioè, diciamo, è tutto coerente con quello che già presentavano da qua,
io lo consiglio, anche risentendolo per Debut 2, lo Queen 1 lo consiglio vivamente. Io lascerò questa chicca, mi raccomando, se lo ascoltate, dopo che l'avete ascoltato, recuperatevi una canzone che si chiama Mad Swine, ed è una canzone che doveva essere inclusa nel disco, ma poi, avete presente quando Uzi diceva che, cioè Brian May che è precisino, no? Non gli piacevano le percussioni, non c'è stato niente da fare, nell'album non c'è finita, recuperata nel 91 come B-side del singolo Edmond. Quindi fatevi la super facciata. Io credo, cioè, vado così per ipotesi, perché da un po' che non controllo, non guardo, dato che è arrivato Spotify dove c'è dentro veramente tutto e di tutto e di più, credo che su YouTube dei Queen abbiano caricato tutte le canzoni dei Queen con testo anche, quindi dei lyric video di tutte le canzoni dei Queen, per cui provate a dare un'occhiata, eventualmente riempite, colmate questa lacuna. E dato che si è parlato appunto di Seven Seas of Rai con i puntini, esiste poi la Seven Seas of Rai con il testo, e quindi cantata, trovate su Queen 2, l'ultima canzone di Queen 2. Per cui se volete fare così, se volete fare i completisti su questo disco, ci sono queste due tracce che sono rimaste fuori, ma che sono rimaste fuori. Una che è stata l'evoluzione di una parte musicale del primo disco, e l'altra invece che è rimasta fuori per questioni di precisione da parte di Brian May, ultra precisione, insomma. Questo. Bene, direi che è abbastanza tutto per quanto riguarda questo disco. In realtà ci sarebbero altre 5-6 ore per cui sarei pronto a stare qua per parlare tutte le canzoni, ma non lo faccio perché... Monografia sui Queen dovremmo fare. Monografia su questo disco, cioè dovrei fare delle monografiche su ogni disco, no? Sì, volendo, sì, certo. E non è l'unica band di cui si potrebbe fare, perché in realtà ci sono tantissime band che hanno fatto produzioni musicali giganti. Questa però, ragazzi... Sì, quei Lonely Biscuits. Io sui Lonely Biscuits sto ora, se vuoi. Sai che non ho problemi, li adoro. Ma tornando a noi, facendo anche un piccolo giro di saluti finali, poi quasi quasi io svelerei che cosa c'è la prossima settimana, giustamente, perché tanto non avendo grossi spoiler da fare, potendo semplicemente dire la prossima settimana parliamo di questo. Cosa dici? Facciamo già uno spoilerino ai nostri ascoltatori? Sicuramente, così magari saranno pronti ad aggiornare Spotify per vedere quando esce la nuova puntata, cosa che non mancheremo di segnalare, ovviamente. E allora, prossima settimana parleremo di un'altra band, probabilmente nelle tre puntate dedicate agli immortali di questo mese, penso che siano in realtà il gruppo un po' meno conosciuto a livello soprattutto mainstream, per quanto magari il nome potrebbe dire qualcosa anche a chi non conosce, ovvero si tratta dei The Mothers of Invention. Se vi dico che è la band di Frank Zappa, magari vi dice anche già qualcosa in più. Abbiamo deciso di parlare della band Mothers of Invention piuttosto che del primo disco solista di Zappa, perché presumo, confermami Stefano, che questo è precedente, quindi è effettivamente la prima uscita di Frank Zappa a livello discografico. Confermo, prima uscita discografica di Franchino Nero. E quindi appunto ne abbiamo approfittato per parlare di un album di debutto anche di un artista probabilmente poco conosciuto e più, e anche poco conosciuto anche per quanto riguarda me, quindi sarà anche un'occasione per parlare di qualcosa che, a differenza dei Queen, è un po' più sconosciuto anche per, cioè sconosciuto magari no, però è poco conosciuto anche per quanto mi riguarda. E detto questo, ne approfitto anche per salutare voi ragazzi, cioè noi chiaramente ci risentiremo anche nel corso della settimana e poi per la prossima puntata. Un saluto ai nostri amici ascoltatori, e tanto che ci siamo vi auguro anche un buon 2021. Giusto appunto. Anch'io è un artista che non conosco molto bene, Frank Zappa. Mi scappa da ridere perché l'artista più ascoltato nel mio 2020 è stato Frank Zappa, quindi giusto per darvi un'idea di quanto lo conosco poco. Uge, grazie mille per aver partecipato, anche tu sei carico per l'ascolto di Franchino mio. My body and my mind are not ready, per citare un po'. Sicuramente si esce dalla comfort zone, però lo sappiamo che è parte anche dei nostri programmi avere queste gentili assist da parte di Stefano in particolare, che ci
permette in un certo senso di andare anche un po' fuori e ascoltare non necessariamente cose sconosciute, ma cose che per cui non abbiamo probabilmente l'orecchio così allenato, o sicuramente non possiamo fare, di cui non possiamo fare una disamina semplice come per Queen 1, appena, di cui abbiamo appena parlato. È sicuramente un disco Freak Out di Mothers of Invention che ho sentito nominare un miliardo di volte, ma fino a questo programma non avevo mai sentito. Anche Frank Zappa ho sentito nominare, ma se vi dicessi che ho sentito qualcosa di Zappa sarebbe la classica goccia nell'oceano. È un po' come dire la discografia di Cristina D'Avena, chi è che la conosce tutta? Forse nemmeno lei. Quindi detto questo, vi aspettiamo la prossima settimana con la prossima puntata di Debut 2, chiamerò Debut 2, Debut parte seconda, già annunciato come le serie TV che vanno di moda oggi, già ai tempi. E saluto nuovamente Stefano e Poli, ringrazio della chiacchierata interessante come sempre, e spero che sia interessante anche per voi là fuori che ci ascoltate, e attendiamo sempre feedback se volete, quindi grazie per l'ascolto. Assolutamente sì, vi ricordiamo che School of Sun Rock produce anche altri podcast, quindi seguite sostanzialmente quello che facciamo, seguiteci anche sul nostro canale YouTube, è importante per noi, facciamo delle cose che hanno sempre uno sfondo culturale, e cioè cerchiamo di portare un po' quella, diciamo, quella pennellata di colore sempre all'interno di questa tela abbastanza grigia che è la società in cui viviamo, che molte volte si dimentica di che cos'è arte. Allora bisogna ricordarglielo portandogliela davanti. L'arte non la si nasconde, ma la si fa vedere, la si mostra, ed è lì che ha la maggiore espansione anche per il cervello di chi la riceve. Quindi grazie davvero di cuore a tutti per aver partecipato a questa trasmissione, ci risentiamo sicuramente alla prossima. Ringrazio Uge, ringrazio Paul, ringrazio ogni singolo orecchio che si è propinquato per ascoltarci. Grazie davvero di cuore, io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock. Noi ci risentiamo, alla prossima!